Benvenuti a Secondo Voi, programma di attualità, politica, sul sociale e su temi di interesse generale per la comunità. Oggi parliamo dell'emergenza rifiuti. Nella città di Orvieto si è di nuovo tornato a parlare della possibilità di apertura di un terzo calanco. Le associazioni ambientaliste hanno preso in considerazione il nuovo piano d'ambito regionale che vede la città di Orvieto nella condizione di mettere a disposizione la discarica in ogni caso di emergenza. Si rischia così che la città di Orvieto possa essere considerata il centro di rifiuto della regione Umbria. Ma cosa ne pensa la gente? Ascoltiamo! La soluzione l'hanno tentata con la raccolta differenziata, però mi pare che siamo troppi su sto pianeta, siamo tanti, tanti rifiuti e qualcuno li deve prendere. Ora gestirli nel miglior modo possibile, sì, però bisogna far conto anche con quello, anche con i rifiuti. E magari l'amministrazione, se ci ha fatto pagare qualcosa di meno, dato che se ne siamo presi di tutta l'Europa quasi i rifiuti, forse era una cosa un pochetto più, insomma, meno amara da ingoiare. Io personalmente non ho competenze per diciamo giudicare questa cosa. Personalmente la mia opinione è sono contrario all'apertura o ingrandimento della discarica, apertura di qualsiasi altro terzo calanco, eccetera. E nient'altro, insomma. Beh, è logico, una riserva bisogna metterla comunque, perché un'emergenza bisogna far fronte sempre a qualsiasi tipo emergenza, ma che Orvieto in modo specifico diventi il Monnezzaro dell'Umbria o delle regioni limitrofe non è giusto, secondo me. Una raccolta differenziata col premio, come in Germania, perché è l'unico modo per stimolare la gente a farlo. Quindi quando arriva la scatola di cartone bisognerebbe togliere il nastro adesivo, non mettere il cartone, il nastro adesivo, imballaggio, tutti insieme. Però purtroppo io capisco, quando io stesso vado di corsa a un certo punto cerco di farlo, ma se invece quando lo depongo c'è un premio come con la tesserina, allora deposto tot chili, cioè, e allora a quel punto forse c'è uno stimolo in quel senso. Io penso che la discarica Orvieto già non funziona una, pensa se ce ne facciamo un'altra. E poi l'emergenza rifiuti, nel senso che Orvieto la mattina a mezzogiorno passi per il corso ancora pieno di mondezza. Non mi sembra una cosa, ci sono tante cose da migliorare secondo me. Beh, questo assolutamente no, perché tanto sotto sto lato c'è stato sempre un giro un po' particolare, diciamo, nei rifiuti. Una cosa a livello nazionale, ma Orvieto ci ha avuto già dei precedenti, quanto so, in quella maniera. Beh, direi di rivedere un pochino la cosa, insieme, se era possibile fare tutto un gruppo un po' la cittadinanza d'Orvieto, da rivederla. Io per quel minimo che so, logicamente, non più altro, però logicamente è una cosa che va un po' a discapito di noi, perché diventerebbe una vera nettezza urbana l'ambito nel territorio orvietano. No, assolutamente. Insomma. Avendo a disposizione una discarica che funziona, la possiamo anche utilizzare a vantaggio della popolazione orvietana. Il territorio della popolazione orvietana è di proprietà della popolazione orvietana, la gestione della discarica sarà a vantaggio dei cittadini, dei proprietari di quel territorio. Significa che se continuano ad arrivare i rifiuti dalla Campania, dalla Calabria, dal Lazio e ce li pagano, io sono ben lieto di non pagare più la nettezza urbana Orvieto. Tanto o la chiudiamo e facciamo un bel giardino verde o lo utilizziamo a nostro vantaggio. La cosa più semplice è commerciale. Accertarsi che i camion che arrivano tutte le mattine poi seguano anche i rispettivi bonifici sul nostro conto. Beh, sicuramente è un problema molto rilevante in ambito, diciamo, locale, perché i rifiuti, la gestione dei rifiuti diventa una cosa anche per il territorio dannosa, è inutile nasconderci dietro un dito. E per quanto sia, diciamo, smaltibile questo tipo di situazione, rimane sempre un qualche cosa indesiderata da parte del cittadino e da parte anche dell'ambiente, perché i rifiuti hanno un loro decorso e, come tutti sappiamo, non è troppo né veloce né salutare.
se è l'emergenza, se diventa una cosa di routine, di comodo, perché tanto c'è, dice, ma tanta emergenza, bisognerebbe l'emergenza dei volumi, i tempi, insomma, capito che voglio dire, insomma, perché tante cose bastano per emergenze che poi non so, capito? È tutta una cosa molto opinabile con l'emergenza. Solamente che anche per le vie d'Orvieto la sera a una certa ora deve di tutti sti sacchi, allora il cane va lì e annusa e strappa, quell'altro ci fa la piscia, quella è brutto perché la cittadina è piccola, dovrebbe essere ordinata. Io a San Marino vedo che è tutto carino, qui non ho capito perché tutti sti sacchi che poi alla fine vanno tutti insieme, per quale ragione? Ci sarà una ragione, per l'hanno fatto tutto questo per il soldo, per quello, non lo so perché. Non è fatta una cosa parziale bene, no. Diciamo. Certo. Perché alla segheria dove dice la signora ci abita il figlio, lei c'è stata 2 mesi, non capono proprio niente. No. Mettono tutto nel sacco. Allora perché qui sì, dopo che ci fanno quando hanno, quando l'hanno diciamo sorteggiata qui e quella è tutta insieme, che cosa ci fanno? Che risultato ci abbiamo? Non solo, ma gli dirò che dal Ponte del Sole, da quelle frazioncine vicino, la mattina io stavo seduta sulla panchina, arrivano con le macchine, con le sacchette dell'immondizia dentro e la portano in quelle secchione lì perché lì non devono fare la differenziata. E gli sembra una cosa logica? Allora loro bisogna che prima collegano loro il cervello con la bocca e poi fanno le cose, perché così non va bene. Non va bene perché a noi ci fanno sacrificare e gli altri poi mettono giù tutto quanto insieme, è inutile che noi ci siamo sacrificati. Non so se siamo in grado di stoppare questa cosa, dal punto di vista ambientalista probabilmente non lo vogliamo, ma non so se siamo in grado di poterlo evitare, insomma, certo che sarebbe opportuno, è ovvio, è normale, è logico, meno tossicità, meno inquinamento c'è, meglio è, e anche perché dovremmo prima o poi prendere atto e coscienza che insomma, così veramente, beh, non è possibile, no? Non è possibile, in questo momento non c'è sensibilità verso queste problematiche, vero? Nella prossima puntata parleremo del progetto di riorganizzazione dell'ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto. Grazie per l'attenzione, arrivederci!